Io sono certa che in questo momento di difficoltà è anche per loro un momento di riflessione su questi avvenimenti storici, anche un monito perché quanto è accaduto non debba più accadere. Hanno trascritto i racconti dei loro nonni per consegnarli alla memoria. L'Orazio Tedone di Ruvo, il Gurgiù Tridente Vivante di Bari, premiati dalla Fondazione Grillo in ricordo degli internati italiani. Nel giorno della memoria siamo uniti dalla fascia tricolore, dice ai ragazzi il presidente ANCI, Antonio De Caro, per spiegare la presenza di più sindaci in prefettura. Siamo divisi da scelte politiche e amministrative, dice, ma la denuncia degli orrori dell'Olocausto ci accomuna tutti. Poi la consegna di 8 medaglie alla memoria. L'unico dovere che ci rimane, dopo questa scelleratezza finita è quello di ricordare, aveva detto il presidente Emiliano. La regione sostiene due iniziative in particolare, gli incontri virtuali dei presidi del libro e il treno della memoria. Non potendo raggiungere Auschwitz con le scuole, quest'anno trasporto virtuale e incontri con chi è sopravvissuto ai campi di concentramento, coinvolgendo in streaming anche il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Domani alle 10 il racconto dei luoghi della Shoah e incontri fino al 2 febbraio. Questa sera alle 20 sulla pagina Facebook dell'Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, il maestro Francesco Lotoro e la musica composta da chi viveva l'orrore dei campi di concentramento. E poi 3 giorni dedicati alla Shoah per dire mai più. Culmineranno in un concerto in streaming il 31, organizzato dal comune di Acquaviva delle Fonti, coinvolgendo i comuni limitrofi. Tante le iniziative nelle scuole, una in particolare al Pavoncelli di Cerignola, con il cortometraggio Ricordati di noi, di cui vediamo le immagini e una mostra fotografica allestita sulle vetrine.